Leo Gullotta. È un onore averti qui. Grazie, un grande piacere. Vostro ospite. Buona giornata a tutti, Grazie. Come stai? Guarda, c'è grazie. Davvero un grande affetto da parte di tutti. Grazie, sei grazie molto, ancora. Sei molto, gentile, molto amato grazie. Dal pubblico, ma questo lo sai, non te lo devo dire io. Intanto voglio sapere, trovo benissimo, in super forma. In ottima salute fino ad oggi, con tanta energia, come giustamente bisogna avere soprattutto oggi, così bombardato da tante cose, 54 anni di carriera nel mio lavoro, quindi personalmente mi reputo un fortunato. E noi siamo fortunati invece ad averti e ad aver, come dire, potuto accedere e guardare tutti anche i grandi personaggi che tu hai interpretato, non solo nel mondo del teatro, anche nel mondo del cinema. Tu lo sai che c'è anche un personaggio che è la signora Leonida, che insomma tutti amiamo un po', eccola qui. E devo dire che insomma ha portato bene la signora Leonida. Ma sai, tra i tanti personaggi interpretati tra cinema, televisione, fiction, teatro, la signora Leonida mi ha permesso circa 25, 28, 30 anni fa di essere in una trasmissione che per 22 edizioni, quindi 22 anni, lentamente mi ha permesso di entrare nelle case degli italiani. Io ho regalato il mio lavoro, così sì. Come tutto il gruppo, con Oreste, con Pippo Castellacci, Pingitore degli Autori, tutto una struttura, allevati, tra virgolette, tanti giovani cresciuti con noi. Ma la signora Leonida mi ha permesso, ripeto, di entrare nelle case degli italiani. Quindi io sono entrato con il mio lavoro e da allora cinema, teatro, quel varietà mi ha permesso di avere gioia, piacevolezza. Ciò che si semina credo che poi si raccoglie, evidentemente qualche buona semina l'ho fatta. Assolutamente sì. C'è un personaggio, guarda, che bella questa cosa. Il grande Oreste. Veramente. Compagno di lavoro, amico, attore straordinario, non era soltanto quello che voi avete visto per così tanti anni in una trasmissione di grande successo. Evidentemente quelle vignette televisive tra personaggi televisivi e personaggi politici, quella politica di allora ha raccontato gli anni Ottanta per così tanti anni. Evidentemente questo, per la prima volta arrivava questa vignetta televisiva, evidentemente il pubblico aspettava questo momento perché tutto quanto è esploso. E con Oreste, ma un po' con tutti, ma con Oreste eravamo un tutt'uno di affettuosità, di amicizia. Era un grande piacere lavorare con lui, ci siamo molto divertiti. Sono contenta che tu mi abbia fatto questo ricordo, perché a parte che questa fotografia parla un po' da sola, no? Cioè proprio si vede l'affetto e tutto quello che c'è anche in una come dire, in un feeling professionale molto, molto forte di due grandi interpreti. E invece, ecco, altri personaggi ai quali tu sei particolarmente legato, personaggi che tu hai interpretato anche nel mondo del cinema, c'è un momento anche della tua carriera che per te è stato, non so, il momento più emozionante? Cosa, insomma, qualche dietro le quinte, se ti va di raccontarmi. Ma sai, la professionalità è quello che ha distinto tutti questi anni della mia carriera, da dove sono nato, da maestri in ogni genere, cinema, Manfredi, Nanni Loi, Salvo Randone, Turiferro per il teatro, ma tanti, Glauco Mauri, tanti interpreti. Allora c'era questa, questa ricerca, la grande, meravigliosa Mariangela Melato, il mio applauso, donna straordinaria oltre che attrice che conosciamo, meravigliosa, una persona con un equilibrio, una voglia di regalare il suo lavoro
così forte. Ecco, diciamo che praticamente vengo anch'io da questa scuola, ma oggi c'è un'altra impostazione, diciamo, sul lavoro, non solo nello spettacolo, ma in generale. Trovo meno professionalità. La memoria è molto importante, sì. Attingere dalla memoria per costruire futuro, ma questo stranamente ho l'impressione che è diventato un paese dove non vuole la memoria, tutto si prende al volo, si tratta al volo, ci si ferma lì, non si va avanti, avanti un altro, non c'è un'applicazione particolare. Questo non vuol dire che non ci siano delle eccellenze in questo nostro paese e non solo nello spettacolo. È internet colpevole, cioè sono le nuove tecnologie colpevole di questo, secondo te? Io non ho internet. È un punto di riferimento di intendersi, di incontrare, di conoscersi, ma a mio modestissimo avviso ho usato male, soprattutto nell'anonimato. Non si parla, c'è una specie di grumo, non solo, ci si offende dentro pure le persone a prenderti di punta qualsiasi cosa tu faccia, che poi è una frustrazione dall'altro lato, che la riversano con cattiveria, con volgarità, con pesantezza. Io credo invece nella vita in generale ci si debba incontrare, ci si debba parlare, qualsiasi argomento si può trattare, ma senza questo principio che mi sembra un po' aberrante, che tutti quanti dicono te lo dico io, la verità la so soltanto io. E proprio in un colloquio, questo mi sembra questa prepotenza e arroganza, no? Che arriva dall'ignoranza, ma fondamentalmente. Certamente, ma il costruire significa anche saper ascoltare. Oggi abbiamo bisogno di ascolto, ma non può essere volante ogni cosa, superficiale. Dobbiamo sempre attingere poco, molto, tanto, sempre ad un passato. Sembra che ci siamo dimenticati di questo passato in linea di massima. Ripeto, questo non vuol dire che non ci siano eccellenze o note verso chi approfondisce discorsi umani, soprattutto l'accoglienza, il dare una mano. Bisogna anche capirle queste motivazioni. Io per esempio, se non so una cosa, dico sempre all'altra persona: ah, ecco, guarda, questa cosa non la sapeva, me la spieghi meglio? Perché voglio capire meglio, voglio conoscere, certo. Quindi per cui la capacità dell'ascolto, no? Che sicuramente voler capire, voler conoscere, bisogna essere curiosi nella vita, perché sennò tutto si appiattisce. Sono assolutamente d'accordo con te. C'è stato in una trasmissione di Pierluigi Diaco che ad un certo punto hai parlato anche di un tuo momento privato. Allora sentiamo. Non ho parlato. Te l'ha chiesto lui? Diaco mi ha fatto una domanda in maniera elegante, in maniera semplice, e io ho risposto con altrettanta semplicità, senza andare a cincischiare raccontini, quello è vita privata. Sentiamo. Leo Gullotta è legato da tantissimi anni ad una persona che ama. Sono 42 anni di vita insieme e la scorsa estate si è unito civilmente, perché la legge fortunatamente ormai lo consente, e mi ha fatto... Tu che cosa hai mostrato? La fede. E io mostro questa. I diritti sono diritti. Appunto. Ecco, i diritti sono diritti. Ha parlato del tuo matrimonio. I diritti civili, i diritti sociali segnano sempre una democraticità di una repubblica come la nostra, e rimanere attaccati al concetto di democrazia, rispettare la Costituzione. Il cittadino deve essere sempre contento quando arrivano i diritti civili, le unioni civili. Si è combattuto tanto, ma tanto si deve ancora combattere, ma sono arrivati. Quindi questo è una buona via, un buon viale per crescere. E i diritti sociali. Quando ci sono queste due cose, il pubblico, i cittadini, dovrebbero sempre pensare che stanno in un recinto positivo, democratico, costituzionale. Allora, vediamo un altro pezzettino, che è stata molto bella questa intervista, però proprio Luigi è molto bravo. Sentite. Io sono figlio di un pasticcere, un operaio pasticcere nato in un quartiere popolare. Ho abitato per tanti anni assieme ai miei cinque fratelli in una casa di ringhiera,
papà ci ha mandato tutti a scuola e fin da piccolo, ero il più piccolo di tutti, sono nato fortunatamente dopo la guerra, mio padre fin da piccolo, 8-9 anni, mi spiegava con parole giuste per un bambino cosa fosse la dignità, cosa fosse la libertà, il rispetto verso il denaro, non l'appartenenza alla linea del denaro, l'accumulo, Mastro Don Gesualdo, la roba, no, quello no, il rispetto, ogni cosa te lo devi guadagnare, ma anche l'amore bisogna guadagnarselo. Bisogna guadagnarselo, anche l'amore. Tu te lo sei guadagnato l'amore. Io dico sempre, nelle occasioni di lavoro, nelle tournée che Giro d'Italia mi ha invitato, anche nelle università, parlo con tantissimi giovani, anche molto in gamba, molto preparati. No? Dico sempre di cercare di capire, di essere curiosi, di studiare, perché più frecce un giovane accumula nella propria faretra, più nella vita, perché la vita è meravigliosa, però ci sono anche quegli angoli che arrivano non proprio belli, però se hai delle frecce nella tua faretra, sicuramente superi quel momento non bello. Se invece ti ostini a non voler sapere nulla, sei convinto di sapere tutto, a mio avviso, caro amico, cara amica, ti sbagli, perché la vita invece è un sentirsi a vicenda, incontrarsi. La vita è tua, non degli altri. Vedi, bellissimo. Senti, so che riparti con la tournée teatrale. Sì, lunga tournée quest'anno con due spettacoli. Sì. Tra qualche settimana, iniziando da Lanciano, poi saremo Napoli, Trieste, Reggio Emilia, insomma tantissime città italiane, fino a febbraio con un lavoro, appunto, pensaci Giacomino, di Pirandello, che l'anno scorso nella tournée ha avuto un successo straordinario, perché stranamente quest'autore ha in quest'opera tutti i temi di oggi, la condizione della donna, gli anziani, e quindi il pubblico è lì pronto a ricevere questi fantasmini personali. E poi da febbraio, da un racconto di Melville, l'autore di Moby Dick, da un famoso suo romanzo, in scena con Bartleby lo scrivano, un racconto particolarissimo, una messa in scena molto, molto bella, così come abbiamo fatto al Festival Internazionale del Teatro di Napoli. Bene, allora verremo a vederti. Vi aspetto, auguri a tutti, grazie. Cose belle per la vita. Grazie. Buona giornata.